Ciao a tutti e bentornati. Oggi vi presento la mia versione del polpettone ripieno di prosciutto e formaggio con patate. Per la preparazione di questo piatto per 4 persone abbiamo bisogno di 800 g di macinato, 150 g di prosciutto crudo, 4 sottilette, 3 uova piccole o 2 uova medie, 3 cucchiai di pane grattugiato, 4 patate medie, olio, sale, pepe e la mia variante, paprika piccante. Andiamo con la preparazione. Sigla! Iniziamo con la preparazione. Aggiungiamo 3 cucchiai di pane grattugiato, 1/2 cucchiaino di sale o un bel pizzico di sale, pepe, un cucchiaio quasi di paprika piccante. Iniziamo a miscelare. Trasferiamo il composto in una teglia con una carta forno, lo allarghiamo in questa maniera. Aggiungiamo le sottilette, ripeto bene il nostro impasto, procediamo alla chiusura. Arrotoliamo in questa maniera. Facciamo in modo che sia ben chiuso anche dai lati. Nella stessa teglia mettiamo 2 cucchiai abbondanti di olio d'oliva, aggiungiamo le patate, un bel pizzico di sale, pepe. Facciamo un po' di spazio al re che sta arrivando il polpettone. Lo inseriamo qui nel centro. Come vedete io lo devo mettere in diagonale perché effettivamente la mia teglia è un po' piccolina perché è un forno piccolo, però magari voi avete delle teglie più capienti, questo problema non si pone e lo mettete in orizzontale tranquillamente. La preparazione è terminata, adesso andiamo in cottura in forno a 180 gradi, una prima mezz'ora, poi toglieremo la carta forno e lo metteremo altri 10 minuti. Cottura media sono appunto 40-45 minuti come massimo. Passata la prima mezz'ora, come vi dicevo, togliamo la carta,
Tolta la carta, diamo una girata alle patate e lo rimettiamo in forno altri 10 minuti. Ci siamo, dopo 45 minuti di cottura il nostro polpettone ripieno con patate è pronto. Buon appetito a tutti, vi aspetto per la prossima ricetta. Ciao!